caos, lo slancio vitale. L'architettura deve costruire luoghi per far vivere bene le persone. La forza del lavoro, la passione dell'architetto. Ce ne parla Massimiliano Fuxas nel suo studio di Roma. L'architetto che viene riconosciuto per strada, mi diceva prima telecamere spente che è quasi una noia, in realtà è una responsabilità. No, la prima settimana ti fa piacere perché è il film di Woody Allen, con Benigni praticamente, tu improvvisamente diventi conosciuto e nessuno sa perché. Se tu chiedi a uno di quelli che ti riconosce che progetto ho fatto, al massimo ti dicono la Fiera di Milano, ecco, una cosa del genere. È giusto, però non corrisponde esattamente al tipo di conoscenza che forse che tu vorresti, un po' più approfondita. Tu vorresti essere conosciuto per le opere. Certo. In una recente intervista ha dichiarato che forse la scienza esatta è la demografia, che poi si allarga al concetto di geografia. È la scienza esatta, questo l'ho scoperto qualche anno fa, perché io ero molto più interessato, specialmente negli anni 90, quando insegnavo a Columbia, a New York, e facevo lunghi viaggi, vivevo a Parigi e insegnavo a New York, era un po' complicato, facevo lunghi viaggi, lunghissimi viaggi, ed erano legati questa cosa ai frattali, alle famose nuvole, perché le nuvole sono un'espressione di una geometria estremamente più complessa. E poi è uscito fuori gli studi un po' più approfonditi che ho ripreso dopo anni sulla teoria del caos. E la teoria del caos nasce da un meteorologo, da un fisico meteorologo che voleva precisare il sistema della meteorologia e lo fece alla fine degli anni 40 con i primi enormi computer. Lui aveva a disposizione un'enorme macchina, soltanto che alla fine non ci arrivava, non ci riusciva. Metteva tutti i dati possibili, c'era sempre un decimale che non ritornava. E da quel punto, da quel momento lui chiamò questo punto di partenza la teoria del caos, che il caos non vuol dire disordine, vuol dire che è molto difficile scoprire l'algoritmo che genera il caos, che produce il caos, che regola il caos. Come il traffico, è impossibile capire come tutta questa gente esce la mattina da casa, milioni di auto, e poi stranamente ritornano quasi tutti, tutti no, ma quasi tutti ritornano a casa la sera, si richiudono e ritrovi il deserto che c'era durante la notte. Fino alle 6 del mattino. Fino alle 6 del mattino, quando ritorna questo ciclo che sembra irrisolvibile, invece poi stranamente si risolve. E a proposito di teorie, teoria del caos, anche quella dello slancio vitale, no? Di Bergson, questa andare avanti con l'irrazionale e poi tornare indietro, questa spinta che porta a fare le cose fondamentalmente, tradotta in modo molto semplice. Sì, Bergson praticamente è stato, insieme al suo gruppo, furono messi fuori dalla Chiesa come eretici in modo terribile, violentissimo. Ma che cosa diceva in poche parole Bergson? E quando ho incominciato a leggere Bergson? Ho incominciato a leggerlo appena finito il liceo classico. Forse rimasi molto colpito. Io presi l'unico esame del liceo classico in cui presi 6 alla maturità fu filosofia, che era la cosa che io amavo di più. Però dipendeva un po' dall'insegnante. E mi chiese Bergson, che io conoscevo perfettamente, al punto tale che poi divento un bersoniano convinto. Io non sono stato mai marxista, posso dire che sono stato più bersoniano che altre cose. Dunque, Bergson che cosa diceva? Una cosa molto semplice, diceva l'uomo, fin dei conti, vive in uno doppio stato, in uno stato in cui prevale l'intelligenza o l'istinto.
se prevale l'istinto, poi arriva l'intelligenza e lo blocca e cristallizza, censura tutto, e lo censura, fa l'autocensura, cristallizza, leva l'istinto, quella qualità straordinaria che ha, che la di coglie quando si dice che la prima idea è quella buona, no? E allora interviene lo slancio vitale, viene lo slancio vitale che dà in questa durata, in questo fluire, ti rimette in moto la possibilità di immaginare, e questo scontro, questa dialettica che c'è. Arsi e tesi, cose del genere. Allora, per venire all'architettura, l'architettura serve, dovrebbe realizzare oggetti per far star bene le persone. Il suo percorso, gli studi, l'arte prima e poi l'architettura. Come tradurre questo assioma? Beh, io non ho mai amato l'architettura. Posso dire che l'architettura ama me, ma io non amo lei. Perché non amo l'architettura? Perché intendo per architettura qualche cosa che è stata trasformata in un linguaggio specifico, un linguaggio isolato, un linguaggio che non ha niente a che vedere con le persone. Invece quello che io adoro è la contaminazione, di parlare di molte cose, e perciò diventa un'architettura che è omnicomprensiva, non è un'architettura esclusiva, non è un'architettura intellettuale, è un'architettura che cerca di comprendere molti aspetti, il paesaggio, la prima cosa, la geografia, poi l'economia, il cinema, l'arte, il mondo dell'espressione, il mondo delle emozioni e la passione. Prima di parlare delle architetture e dei progetti che analizzeremo in focus, un'ultima domanda sulla committenza. Lei ha vissuto il periodo l'âge d'or, chiamiamola così, di Mitterrand. In Italia lavori con esiti contrastanti, diciamo così, dal punto di vista del rapporto con la committenza, e poi tanta committenza all'estero, anche in Estremo Oriente, no? Sono delle tre fasi o sono delle situazioni nelle quali si è trovato? Beh, la prima idea era un'idea perdente, anche se mi ha dato qualche risultato e mi ha fatto conoscere un po' fuori d'Italia. Quando giovanissimo io decisi di non fare la carriera universitaria, ma di fare l'architetto e di costruire, in un momento che erano all'inizio degli anni 70, in cui il costruito era dato come una delle cose peggiori, quasi un reato, era la rivoluzione, l'alternativa a tutto, da una parte, e dall'altra parte c'era l'architetto, secondo molti critici dell'epoca, era testimone della catastrofe. Doveva testimoniare come era stato Piranesi, che poi non aveva costruito niente, ma disegnerà cose straordinarie, e queste rimangono la testimonianza dell'impossibilità di fare qualche cosa. Lei ha curato una biennale fondamentale, quella del 2000, che ho avuto la fortuna di vedere in prima persona, e lì si cercava anche di spiegare un po' l'architetto, un po'. Cambiare il mezzo di trasmissione, di comunicazione. E quello è fondamentale. Perché c'erano i nuovi mezzi di comunicazione, era 15 anni fa circa, quando il titolo è nato, credo, nel 98-99. Less aesthetics, more ethics, meno estetica, più etica. Ma non voleva dire che io odio l'estetica, no, voleva dire che bisogna ridurre in una fase storica come l'attuale l'aspetto sensitivo, sensibile dell'architettura, ma non solo dell'architettura. Io pensavo all'economia, alla finanza, ai grandi movimenti, alla globalizzazione, a tutto questo, per dire che bisogna introdurre una maggiore dose di eticità, perché sono tutto va a gambe 40, come si dice. E questo era il problema di base. Allora, una parte lo ha capito, una parte no, poi a distanza di tempo credo che l'hanno capito tutti, perché ogni tanto me ne parla qualcuno. Nel Kazakistan c'è un signore che mi parla di questa mostra. La base è sempre la stessa, è quella di comunicare, ma prima di comunicare bisogna saper fare. I francesi hanno inventato il migliore slogan, che grosso modo è questo:
Il faut savoir faire, il faut faire savoir. Bisogna saper fare e far sapere. Perciò hanno messo come primo dato il saper fare. E poi, invece, molte volte nella nostra società noi mettiamo prima devi comunicare e poi devi trovare la cosa da comunicare. Invece questa è la cosa peggiore. Il concetto di format credo che sia stato uno dei più grandi drammi. Anche in politica. Ma in politica, nel cinema, nel teatro, cioè, in tutto. È uno dei più grandi, perché si fanno dei contenitori e poi si cerca disperatamente di comprendere, di trovare i contenuti di questo contenitore. Massimiliano Fuxas in 5 progetti di architettura, parliamone con delle didascalie. Ma la prima cosa, dico la Fiera di Milano, perché era 1 milione di metri quadrati, 26 mesi per terminarlo, un budget che abbiamo tenuto dall'inizio alla fine, ottime imprese e un ottimo management. Perciò in Italia si poteva fare. È stato un caso studio a tutti gli effetti. È un caso di studio, che non c'è stato nessun procuratore della Repubblica, niente. A distanza di molti anni la cosa ancora funziona, ma funziona, me ne parlano, stavo a New York pochi giorni fa con un critico d'architettura molto serio che continua a parlare, dice ma questo progetto in fin dei conti è così fresco, poi è stato ripreso da tanti altri architetti del mondo così, però dice è come se uno prende un violino e suona e gli viene bene. Il grosso modo è questo. Peraltro ci siamo visti lo scorso Salone del Mobile e lei mi disse ma è la prima volta che torno, invecchia bene questa architettura. Sì. Quella era la cosa che volevo vedere, io sono andato a vederla funzionare perché volevo vedere come invecchiano, gli edifici l'hanno visto invecchiare. Aeroporto di Shenzhen? Aeroporto 3 anni. Un progetto, forse uno dei più grandi aeroporti del terminal del mondo, ottima, cinesi perfetti. L'unica critica me la posso fare a me stesso, perché loro hanno realizzato esattamente tutto il progetto, compresi gli elementi di design, comprese le sedute, i desk. Lì hanno voluto tutto il disegno e l'hanno fatto tutto. È un progetto integralmente Fuxas. È mancato il contraddittorio, quindi. Ma io non so, penso che non mi sono potuto permettere di togliere niente, perché una volta ho detto ma quel controsoffitto all'ingresso lì, no, all'uscita dai gate del primo livello forse bisognava. Dice, ma no, perché non va benissimo, a noi piace. Gli ho detto ma forse un po' più. Vabbè, alla fine è andato così. Il terzo progetto, potremmo dire, un progetto che veramente è stato entusiasmante, è stato il progetto che è durato 10 anni. Shimon Peres mi chiama e mi dice, io non lo conoscevo, mi dice che voleva fare un progetto con me e questo progetto era il Centro della Pace, per Center for Peace. Il Centro della Pace, io dissi, fra chi? Fra noi e i palestinesi. E dice, auguri. Dice, ma io sono convinto che si può fare una cosa, far lavorare insieme, anche un'esperienza. In questo edificio devono lavorare insieme. Così iniziamo a lavorare insieme, facciamo una squadra di calcio, facciamo un luogo dove si studia economia, ma facciamo anche un luogo in cui si produce lo stesso olio d'oliva con la stessa etichetta. L'architettura che diventa un manufatto. Un manufatto che serve a qualche cosa. Io ho capito che 2 cose sono servite effettivamente di quello che ho fatto nella mia vita. Il Centro della Pace di Shimon Peres e l'altra la Chiesa di Foligno.
per due motivi differenti, tutte e due, e sono fra i due più piccoli progetti che ho realizzato. Io ho realizzato progetti, sono stato fortunato, abbastanza grandi, torri importanti. Devo dire che... Nella vecchia Europa e non solo. Nella vecchia Europa e non solo, sì, da Vienna in poi. Ma quello che devo dire è veramente che questi due progetti sono importanti, perché il Centro della Pace è durato 10 anni. Perché è durato 10 anni? Perché Peres disse che bisogna assolutamente non chiedere i soldi agli stati, ma chiedere i soldi ai donors. Sono stati i donatori, specialmente di New York, che hanno permesso la costruzione di questo edificio. Perciò ci abbiamo messo molto. Poi era interessante costruirlo perché c'era un'impresa che impiegava operai di tutti i paesi del mondo, almeno di una gran parte, che non si capivano fra di loro. Ed era molto complesso fare un progetto molto piccolo ma estremamente complesso, perché racconta la storia di due popoli che si alternano in questa regione, si scontrano, si rincontrano, si trovano e si perdono. Questa con confini che infatti si ci sono dei layers, differenti layers di vetro, di cemento che si sostituiscono. La parte interna è molto più dura, più spigolosa, la parte interna è molto più cosi, più liscia, più facile da vivere. Come un corpo. Come un corpo, sì. Un ultimo progetto che potrebbe entusiasmarla in questi giorni, in questo periodo? Ce ne sono tre. Los Angeles è un progetto interessante perché Beverly Hills Center è un edificio costruito all'inizio dell'80 per il lusso, poi ha cambiato molte volte di senso, ma è rimasto sempre la stessa famiglia. E questo che è una famiglia di collezionisti d'arte, tra altre cose. E allora la prima idea è stato quello di lasciare il senso di questa presenza, che insieme a un edificio di Cesar Pelli, che è la Balena Blu, che è un altro grossissimo edificio che è vicino, e un ospedale, anche solo tre masse enormi, di non ridurre la massa, ma di renderla più porosa e riuscire a stabilire, a renderla comunicativa, non lavorare sulla facciata, ma renderla comunicativa, e l'interno farlo diventare un luogo piacevole, pieno di luce, ecco, mettere la luce, che prima ne aveva molta poca. L'altro è il museo che facciamo a Mosca, il museo del Politecnico, che vorrei vedere, dovrebbe iniziare all'inizio dell'anno o i primi mesi dell'anno prossimo, ed è il museo del Politecnico, e questo concorso l'ho fatto, sono tutti i concorsi, io non ho avuto praticamente quasi mai una commissione, a parte Ferrari, il progetto di Ferrari, le bolle di Nardini, non credo altri. Lì è importante questo progetto perché inizia il progetto dove finisce il libro Il maestro e Margherita di Bulgakov. Quando loro due partono in volo, c'è la collina dei passeri, lo stagno, e quello è il luogo dove noi costruiamo. E l'altro è un progetto in Cina, un altro progetto in Cina, a Pechino, al centro, al CBD, Central Beijing District. È un grande centro culturale con teatri, sala per conferenze, congressi. E questo è il momento in cui la Cina sta realizzando moltissimi centri culturali in tutto il paese. Questo dovrebbe farci pensare un pochino. Ci sono delle architetture che bisogna pensare in ogni dettaglio, anche negli interni, nel prodotto, e voi avete disegnato alcuni prodotti molto selezionati, ma con un carattere, si diceva una volta. Chi lo dà questo carattere? Chi lo dà questo carattere? Lo dà, io direi che lo dà all'inizio l'architettura.
Ed è per quello che abbiamo iniziato poi a fare anche interni e anche product design, perché ci siamo resi conto, soprattutto in Francia, perché è da lì che abbiamo iniziato, che una volta finito l'edificio, molto spesso i clienti ci chiedevano un consiglio su quali mobili mettere, per esempio in una scuola o in un'università, in un ristorante universitario, eccetera. Ma quali sedie possiamo mettere? E la scelta ovviamente era sempre molto limitata, perché gli interni poi vengono alla fine, quindi rimane gran poco a disposizione. E quindi ci prendiamo a vedere dei cataloghi. Veramente la scelta era imbarazzante, perché erano una cosa più brutta dell'altra. E quindi abbiamo sempre cercato di metterci delle cose piuttosto discrete, certamente nell'ambito appunto di ciò che c'era. Poi ci sono aziende che sono anche editori e sponsorizzano in qualche modo il progetto nel senso più alto del termine. Sì, certamente ci sono, e soprattutto quelle italiane. Però noi non lavoriamo molto custom, facciamo soprattutto delle cose che poi vorremmo che fossero inserite in un catalogo, cioè prima in un catalogo, e poi se ne abbiamo bisogno nelle nostre architetture è ovvio che le inseriamo. Però cercare di fare, non so, una poltrona per uffici, una per la casa, cercare di avere differenti tipi di mobili, poi di oggetti, quello è importante, perché poi una volta che ce li hai a disposizione li utilizzi, così come le luci, che è sempre una cosa difficilissima e che stiamo progettando ora. Gli architetti usano spesso le luci per i loro edifici. È la cosa più difficile, credo, difficilissima. Possiamo fare qualche nome dei progetti, se non delle aziende dei progetti, qualche... Sì, abbiamo lavorato molto, il primo col quale abbiamo lavorato è Alessi, però sono veramente oggetti. E una collezione che ha avuto un particolare successo e si chiama Colombina Collection, e stiamo comunque tuttora lavorando con loro. E poi abbiamo lavorato con Baxter, abbiamo fatto delle poltrone, divani, anche con poltrona Frau, che purtroppo non è più da considerarsi italiana. E poi anche gioielli, anche con Sicis abbiamo fatto, che poi sono conosciuti per i mosaici. Sì, certo. I mosaici all'inizio per l'architettura, quindi per gli interni, hanno realizzato tutta Las Vegas, per esempio tutti gli alberghi, i rivestimenti degli alberghi di Las Vegas sono tutti loro. E poi hanno deciso di fare anche un micro mosaico col quale fare gioielli. E lì anche è stata una cosa abbastanza difficile da decidere, perché non era evidente poter fare qualcosa di prezioso col mosaico, invece sono straordinarie.